completiamo definitivamente i lavori della Galleria Trepo, ultimati con circa 100 giorni di anticipo sul tempo contrattuale originario e con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma ultimo che avevamo concordato con l'impresa. Il programma continuerà nei prossimi mesi perché dobbiamo ancora adeguare gli impianti tecnologici della Galleria Madonna Alta e della Galleria Pallotta. In questo momento però sono in fase di progettazione, quindi ci vorranno diversi mesi prima di riaprire i nuovi cantieri. La Galleria Prepo segue la Galleria Volumni, completata a giugno di questo anno, e successivamente a luglio abbiamo attivato i cantieri della Prepo, che sono durati quindi soltanto 5 mesi, cercando di compattare il più possibile e limitare i disagi per l'utenza. Il prossimo step qual è adesso? Appunto, come dicevo, completare la progettazione della Galleria Madonna Alta, della Galleria Pallotta e poi procedere all'appalto e all'affidamento dei lavori, non prima però della prossima estate. A parità di consumi energetici, con questi investimenti si ottiene una luminosità molto, molto migliore. E impianti di illuminazione che sono stati completamente rifatti, eliminando le vecchie lampade a vapore di sodio che assorbivano molta elettricità e realizzando un'illuminazione a LED. L'illuminazione che voi vedete su tre livelli, perché a parte le lampade superiori c'è il cosiddetto filo d'Arianna, sono queste luci bianche. A cosa servono? Queste servono nel momento in cui si dovesse verificare un incendio con concentrazione di fumi e quindi perdita completa della visibilità. In automatico queste luci si intensificano, nel senso che la luminosità non è costante, ma diventa particolarmente intensa quando i sensori lungo tutta la galleria registrano concentrazioni di fumo e quindi guida l'utente, anche in assenza di luci superiori o comunque di visibilità per i fumi, verso i luoghi sicuri. Poi ci sono i delineatori di margine, sono le luci gialle che vedete a terra, che servono invece a delimitare in maniera efficace le corsie di marcia. E quindi questo è un impianto nuovo di illuminazione. Non abbiamo fatto solo questo perché poi è stata rinnovata la sensoristica per gli allarmi, quindi per la captazione, diciamo, il rilevamento del monossido di carbonio, il rilevamento dei fumi, come vi dicevo, con rimando automatico degli allarmi alla sala operativa ANAS di Perugia, che è attiva in H24. Abbiamo realizzato e predisposto poi una centralina di comunicazione con tutti gli etti di soccorso, che adesso potete anche inquadrare. Questa è davvero molto utile perché in tempo reale mette in contatto l'utente con polizia stradale, il gestore della galleria che è l'ANAS, i vigili del fuoco e i servizi sanitari. Per cui possiamo fare un tentativo. Lo fa il direttore dei lavori. Consumini, decida lei. La sala operativa, dai. Chiamiamo l'ANAS e vediamo cosa succede. C'è un commutatore telefonico dentro che in automatico attiva i numeri. Sì, salve, sono Consumini, mi senti? Sono in Galleria Prepo. Ciao Salve, ti sento passo passo. Ah. Va bene, l'importante è che mi senti, ok? Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Allora, questo potremmo ripeterlo con tutti gli altri enti di soccorso e funziona in questo modo allo stesso modo. Come vedete poi ci sono le manichette diciamo che sono installate con un nuovo sistema idraulico, perché è stato rifatto completamente con delle vasche di deposito realizzate all'esterno della galleria, che forniscono scorta qualora la pressione della rete non dovesse essere sufficiente, ovviamente gli estintori, la nuova segnaletica luminosa richiesta dagli standard secondo la normativa attuale, prima non c'era, c'erano i vecchi cartelli, segnaletica che poi, essendo luminosa anche in caso di incendio, di concentrazione di fumi, riesce comunque a rendere evidente la posizione dei luoghi del municipio. Questo è anche molto importante, sono piccoli dettagli che magari sfuggono, no, alla generalità degli utenti, ma poi in caso di emergenza fanno la differenza. Un'altra attenzione che abbiamo sviluppato è stata l'installazione di telecamere, qui ne abbiamo una, sono telecamere che in H24 mettono, rendono la galleria
monitorata dalla sala operativa di Perugia. Sono telecamere che ovviamente a noi servono per controllare e monitorare l'infrastruttura stradale, ma spesso sono anche utili anche per ragioni di ordine pubblico, spesso le immagini vengono richieste dalle forze dell'ordine e noi siamo ben felici di mettere a disposizione questa tecnologia anche per loro ovviamente. Poi ci sono dei dispositivi audio, questo perché il gestore può eventualmente comunicare con l'utenza per dare istruzioni, fornire informazioni e cose di questo tipo. Ovviamente con l'occasione è stata rifatta la pavimentazione, come ci è capitato di fare in questi mesi in lunghi tratti della rete Anassi-Umbria, per cui adesso diciamo il programma è finito, questo è lo standard che volevamo realizzare e che ci diamo come riferimento per la galleria Pallotti e la galleria Madonna.